per farla diventare un po' verde. Benissimo. Allora Simona, raccontami cosa hai fatto. No, tu, volevo sapere se tu sapevi qualche canzoncina sul... Sì, ce ne sono tante sulla iottatura. Ti ricordi quella volta quella signora che ci ha cantato quella canzone calabrese? Tu che cosa proponi? Ne conosci qualcun'altra? Gli proporrei Santa Giovanna una canzone, però adesso non la posso cantare perché... Perché? Per le parole che dice. No, lasciamo stare. Andiamo avanti con i nostri ravioli rodo di gelosia. Sì, intanto... volevo salutare la Maria di Crotone. Sì. Eccoci qua. C'è in linea? Lui chi è? Pronto, vediamo. Come no, mai non l'hai c'è, portato non c'è. Con te? Mi dispiace, non posso dire pronto perché porta sfortuna, capito? Dici? Allora... Ah, ma comunque ti fanno i complimenti quelli della prova del cuoco, dici che sei bravissima. Addirittura ti avevano presa per una non calabrese, io l'ho avuto io. Ma tu invece cosa gli hai detto? Che sei calabresissima. Scusa, se sei calabresissima, certo, sei calabresissima. Certo, è verissimo, infatti. Io almeno la penso così. Non sei calabrese, Simone. Ma certo, assolutamente. È un onore pure. Guarda, più calabrese di così. Si muore. Si muore. Allora, nel frattempo ricordo che abbiamo fatto per prima il dolce. E l'abbiamo messo nel forno a 150 gradi per un'ora circa. Come stanno questi peperoncini, Simona? I peperoncini stanno bene, i nostri amici sono qui che aspettano di assaggiare qualcosa, quindi quando avremo fatto la fonduta, sì, che cosa accadrà? Accadrà che la fonduta si è fonduta. Sì. Poi dobbiamo condire i nostri ravioli. Intanto abbiamo acceso l'acqua della pasta. Sì. Adesso mettiamo, Simona, anche un po' di parmigiano, così viene più saporita la fonduta, capito? Oh, benissimo. Qui abbondiamo tanto, dai. Più ne mettiamo, più saporita è. Più assaggiamo. Eh sì. Intanto se tu vuoi dire qualcosa, vuoi sempre salutare qualcuno, va, dobbiamo salutare la mamma. La mamma del signor Massimo Brescia, come si chiamava che non mi ricordo? Non lo ricordo neanch'io, comunque la salutiamo perché sappiamo che ci sta guardando e la salutiamo tanto, a lei, alle sue amiche. Alle sue amiche, a tutte. E io volevo salutare, visto che parliamo di mamma, la signora Maria di Vibbo, che sarebbe la mamma di Lilli, che dice che stravede per noi, Simona. Si vede anche, si alza la notte per vedersi Madonna le repliche. Mia. Io saluto questa signora Maria, che sarebbe la mamma di Lilli. E la ringraziamo loro tanto. Loro capiranno. Salutiamo tanto anche loro. Possiamo poi, visto che ci siamo, salutiamo tutto San Nicola da Crista che ci ascolta. E nessuno riesce a prendere la linea. Tutto capistrano. Infatti. Monterosso, vabbè, si sa che... Se si blocca così è difficile che riusciranno a prenderla, vero? Sì, è vero. E poi tutte le persone di Chiaravalle, che quando vado a Chiaravalle, Simona, tanti saluti che ti mandano, tutti quanti. E noi li salutiamo tanto senza anche dire loro. I nomi, non salutiamo i paesi. Salutiamo così, tutti. Così salutiamo tutti. Oh, intanto, caro Christoph, andiamo avanti con le nostre erbe. Io quasi... Prendi. Allora, quello lì lo deve avere, ogni casa deve avere questo albero. Quale albero? Questo. L'albero di questi... Davanti di casa proprio. Davanti casa, aspetta che mi passo. Sì. Hai visto che bello? Perché quell'albero lì, cara Simona... Se tu non hai questo albero non puoi entrare nemmeno a casa. Come no? Perché? Non lo so, questa mia amica da quando si è messo questo albero può entrare dentro la casa. Perché altrimenti si resta fuori. Si resta e tutte fuori. Le persone che non ce l'hanno, che riescono ad entrare in casa. Pazienza. Pazienza. Io consiglierei di averlo. Perché comunque questo qui che effetti benefici. Simona, ha? Quando si fa la fonduta bisogna girare, perché sennò poi se si attacca abbiamo perso la fonduta. Capito? Sì, ho capito, mi dico. Guarda Christoph, veramente, ma c'è qualche cosa, No. Ma che ne pensi tu? Che è qualcosa di strano. Ma sempre quando ci sei tu, ma come mai? Come te lo spieghi? Ma perché sai, perché se, allora, se secondo me succede questo, che loro preferiscono fare questo di martedì, penso io. Tu dici? Sì. Anche secondo me, va bene, comunque, cari spettatori, sopportiamo anche questo. Noi dai, sappiamo che siete tutti quanti lì, intanto vi sveliamo un altro bouquet. Questo è il bouquet della felicità. Ah, dopo tutta questa lo dovevi prendere alla fine, perché questo qua poi era tolta l'aiella, arrivava questo bellissimo bouquet. Questo è il bouquet della felicità. Della chi felicità. Non dovesse avere questo... Non è felice. Ah, ecco. Siamo una massa di infelici, quindi. Sì, è vero. Ah, va sì. Benissimo, va bene. Intanto andiamo avanti con i nostri ravioli, caro Christoph. Stiamo facendo la fonduta. La fonduta per il condimento dei nostri ravioli.
qua si sta sciogliendo lentamente, mi raccomando a fuoco lento. Che dici, che sono liberate le linee? Non lo so, no, lo ignoro, non so dirti, buh. Io ignoro tante cose, ignoro anche questa, però... Vabbè, dai, tutto si ignora, dai. Tutto si ignora, noi andiamo avanti, tanto i nostri amici da casa ci staranno seguendo comunque, vero? Sì, no, ma guarda che tutte le... tu ti ricordi l'altra volta, la settimana che è successo? È la stessa cosa. La stessa cosa, però le persone... Guardati, innanzitutto mi hanno telefonato l'indomani, poi le persone che mi vedevano erano proprio soddisfatte della serata, eccetera, eccetera, eccetera. I riscontri che hai in giro per... Perché l'ascolto c'è, solo che non... Ah, tu che ne pensi dei piatti che ha fatto ieri sera nonna Raffaella? La nonna Raffaella è un mito. Hai visto quanti piatti? Pensa che aveva previsto anche le crocchette di riso, aveva previsto tantissime cose e non siamo riusciti, la torta al cioccolato, solo No, perché poi sai, quando uno fa l'impasti, la lievitazione, le cose... Comunque è stata molto brava. Quei calzoni che fine hanno fatto? Se ti chiamassi Liliana adesso ti direbbe che è la sindrome del cucchiaio. Quei calzoni che fine hanno fatto? Ignoro anche questo, ignoro un sacco di cose io. Tra le altre cose ignoro anche che fine abbiano fatto i calzoni. No, perché io si mangiavano con gli occhi quei calzoni. Qualcuno li avrà guardati e li avrà mangiati. Senti, dopo i ravioli che cosa faremo? Dopo faremo un altro bel piatto. Non anticipiamo ancora, adesso ci concentriamo sulla fonduta. Sta venendo? Sì, sta venendo, vedi, sta fondendo. Poi adesso aggiungiamo la panna. Ecco. Però che fatto strano stasera non usare la farina, no Simone? Sì, manca la farina, sarà questo. Intanto, guarda, io sto vedendo qua nel forno che... No, ma tanto un'ora ci vuole, Simona. Però sta andando, già si sta andando e sta bollendo l'acqua che è di sotto. Ancora non stanno bollendo nel loro brodo, ancora piano, ancora da no. Tanto abbiamo un'ora di tempo lì, Simona. Dobbiamo concentrarci per bene, però. Per poi il forno stasera ci serve solo per quel coso lì, poi basta. Capito? Ho capito, caro Cristo. E intanto, cari spettatori, che dire, uniti, diamoci le mani virtualmente, vero? Uniti, noi salutiamo tutti coloro che stanno tentando di ce prenderla. Ce la faremo, tutti uniti, piano piano tutti ce la faremo, uniti, dai. Non vi preoccupate, tutti uniti ce la faremo, vero Cristo? Sì, sì. Cantaci qualcosa con ce la farò. Allora, come con ce la farò? Uno su mille ce la fai? Uno su mille ce la fai. No, non ce la fai. Uno su mille ce la fa. Ma come la dura la salita? Vabbè, io te la dedicavo a te, no? Ecco, ce la fai, ce la faccio io. Appunto, ma non lo so, non lo so, la vedo dura, eh. Adesso aggiungiamo la nostra panna. Oh. Aggiungiamo la panna. Ecco qua. Ma perché succede questo, Simona? Mi spieghi? Spiegami. A quest'ora Concetta mi immagino. Va bene, guarda. Ma intanto noi andiamo avanti, sì, non ti preoccupare. No, io non mi sto preoccupando. Noi abbiamo aggiunto... No, io mi preoccupo per persone che magari tentano e non riescono, poverini. Ci dispiace, però tra poco riusciranno. Vedrai, adesso proveranno e riusciranno a contattarci, non ti preoccupare. Intanto giriamo, abbiamo aggiunto la panna, riassumiamo quello che abbiamo qui. Aspetta che prima devo mettere il sale nell'acqua di cottura dei ravioli. Oh. Ecco qua. Benissimo. Abbiamo messo il sale. Allora, qua abbiamo fatto una fonduta con formaggio asiago, parmigiano grattugiato e adesso abbiamo aggiunto la panna. Tra un po' aggiungeremo un po' di rughetta per farla diventare una salsina un po' verde, con delle macchioline verdi, visto che i ravioli sono con spinaci e ricotta, capito? Diamo un tocco anche nel sugo di verde. Poi, visto che è la serata verde... Serata green. Ricordiamo, in compagnia del nostro orafo questa sera, oltre che Master Chef, l'orafo dei peperoncini, il nostro amico Christoph, che ci ha portato dei doni bellissimi. Ma non è che Antonella di Cosenza si è portato via la linea negli States? Che dici? Non lo so, non ho parole, solo parolacce, diceva parole, qualcuno. Parole, parole, ma non si può dire, capito? Parole, parole, parole. Ecco qua, intanto stiamo facendo la nostra fonduta. Vuoi che giro io e tu passi ad un altro piatto? Continuo a girare io? Stai, che se no ti stanchi, dai. Ah, grazie. Vedi come ti voglio bene. Ecco, adesso cosa stai aggiungendo? Sto aggiungendo così possiamo commentare tutti i passaggi, ecco. Sì. Ecco. E viene un po'...
una